e noi comandiamo. Al primo sicuro, l'avete subito adesso? La valigia è iniziato abbastanza male, poi col cambio allenatore ci stiamo riprendendo, comunque stiamo dimostrando anche oggi che ci siamo, che il campionato è sempre aperto e abbiamo le possibilità di far bene anche noi. Oggi abbiamo sbagliato un po' troppo là davanti, qualche errore in difesa lo si paga, dovremo migliorare e buttare dentro sta palla. Bene. E raggiungere l'obiettivo finale sappiamo tutti che è fondamentale per la società. Da capitano cosa che ti senti di dire per il futuro di questa stagione?
Ma il futuro di questa stagione, la società si è messa a nostra disposizione, quindi ci sta dando una mano in tutti i campi e noi ci dobbiamo semplicemente mettere sotto, l'obiettivo è la salvezza e dobbiamo raggiungerlo a tutti i costi. Va bene, in bocca al lupo. Grazie, crepi. Ciao. Eccoci con Riccardo Quaglia. Tu, voi invece cosa pensate di affrontare questo campionato così impegnativo? È un campionato difficile perché ci sono molte squadre forti, solo che noi siamo una buona squadra, però dobbiamo giocare più come gruppo che a livello individuale. Quindi ci sono tolte diverse soddisfazioni, però abbiamo perso punte con squadre piccole andando avanti a cercare di migliorare questa situazione. Bene, e tu invece cosa senti di dire sul futuro di questa stagione? Beh, non pensare subito alla prossima partita, però l'obiettivo, come dice il mister, è salvarci. Poi ogni volta che si arriva a salvezza si cerca di vincere le partite una dopo l'altra, senza che non le faccia nessuno. Bene, in bocca al lupo. Grazie a voi. Salve, siamo qui con Mister Napolitano, l'allenatore della Juniores Robur. Come si è comportata la squadra oggi in quello che ormai sappiamo tutti che è diventato un derby tra società amiche? Sì, niente. Penso che i ragazzi hanno giocato alla grande. Abbiamo fatto qualche errore tecnico. Prendiamo sempre gol su queste palle inattive, sui calci di punizione, stiamo lavorando su quello, ma siamo ancora un po' così. Dobbiamo lavorare su quelle palle lì. Per il gioco abbiamo visto un bel gioco, abbiamo risposto a un gioco, abbiamo giocato sulle fasce, le punte hanno lavorato bene. Ci stiamo lavorando, dobbiamo assolutamente raggiungere il nostro obiettivo. Sicuramente, speriamo tutto. E sappiamo che i ragazzi si impegnano molto durante la settimana e che progressi ha fatto la squadra fino ad oggi? Ma guardi, io posso dire che da quando sono arrivato io li faccio lavorare bene. Per quello che riguarda prima non lo so, non mi va di fare giudizi e fare giudizi su questo tipo, se giocavamo meglio prima, giocavamo meglio adesso, se sono migliorati. Secondo me stiamo sulla buona strada, stiamo facendo un buon gioco. I ragazzi si impegnano, lavoriamo sodo tutta la settimana e posso dire che sono molto contento. Bene. E cosa pensate voi tecnici della nuova società e del lavoro che sta facendo per tutti la Saronno Robur? Ma devo dire che la nuova società, il nuovo presidente ha delle buone idee, abbiamo visto dei miglioramenti, l'organizzazione si vede che c'è qualcosa in più, si lavora bene, sono arrivati dei pulmini, servizio pulmino, i ragazzi sono puntuali agli allenamenti, ho visto delle ottime cose, delle buone idee, certo, dei miglioramenti sicuramente. Bene, la ringrazio. Arrivederci. Salve.